Siamo in onda, eccomi qua, non ho fatto una riga su un giornale, non c'è una recensione, non c'è un televisore, un programma che voglia ospitare la presentazione di O capiamo o moriamo, e allora scusate, lo faccio vedere per coloro che non l'hanno toccato alla festa di Riolo. Il volume per com'è, questo è O capiamo o moriamo. Oggi è il giorno in cui inizia ufficialmente, diciamo, dopo il primo evento di Riolo, il tour, quello che abbiamo chiamato Ocom Tour. Quindi, siccome comincia questo straordinario passaggio in giro per l'Italia, e ovviamente inizia da dove? Dal municipio Roma 10, dove il Popolo della Famiglia è impegnato per la raccolta firme per la candidatura di Giovanni Fiori. Cominciamo oggi a Casal Palocco, via Calamide 55, dalle 21 Giovanni Marco Tullio presenta O capiamo o moriamo, nella prima data del tour, che dunque è a Casal Palocco, simbolicamente nel luogo dove è in corsa in questo momento la nostra battaglia. Una battaglia politico-elettorale, perché il 5 novembre si vota al municipio Roma 10 dopo 2 anni e mezzo di blocco della democrazia dovuto allo scioglimento per mafia, per infiltrazioni mafiose del Consiglio Municipale. Allora, ci presentiamo come Popolo della Famiglia con il nostro bagaglio di proposte programmatiche, con un candidato presidente come Giovanni Fiori e con una serie di idee che in qualche modo sono racchiuse in O capiamo o moriamo. La prima data del tour, dunque, la facciamo oggi al municipio Roma 10, a Casal Palocco. La seconda sarà a sabato a Bari, nella periferia di Bari, sulla A14, sarebbe la cittadina Modugno, via Padre Annibale Maria di Francia. Ci troviamo lì il 30 di ottobre, quindi sabato, e cominceremo a far arrivare in ogni angolo d'Italia le idee del Popolo della Famiglia, che in questo libro, 206 pagine, sono racchiuse con la modalità del manuale, proprio il manualetto lo definisco, dove su ogni tematica calda e importante c'è un capitolo che prepara, insomma, una riflessione che può essere poi compiuta da tutti in maniera univoca, utilizzando proprio i dati che sono dentro questo lavoro. Ed è per questo che l'Ocom Tour, O capiamo moriamo tour, assume le caratteristiche di una forma della campagna elettorale, una forma, chiamiamola soft, perché questo ci permette, presentando libri, di non arrivare sempre col simbolo di partito nei luoghi dove magari il simbolo di partito è visto con un po' di fastidio. Ho visto che Andrea Cavenaghi ha annunciato che ha già letto tutto O capiamo o moriamo, lo ringrazio. Chi l'ha letto mi faccia anche sapere cosa pensa del libro. Andrea Cavenaghi l'ha letto tutto, sono pochi averlo letto tutto, ho scoperto, insomma, in questi giorni, nonostante siano andate via già molte molte centinaia di copie, nonostante siamo fissi in top 10 su Amazon. A proposito, Amazon ci ha inserito anche nel servizio Prime, vuol dire che potete comprare il libro con uno sconto, 12,75 euro. Poi ci sono però delle spese di spedizione che lo portano comunque sopra i 15 euro. Se volete, dal marketplace della Croce, www.lacrocequotidiano.it/abbonarsi ora, potete comprare il libro anche senza spese di spedizione, quindi risparmiando complessivamente qualcosa. Da quel marketplace vi potete abbonare alla Croce, comprare O capiamo o moriamo, Voglio una mamma, e anche, se volete, tesserarvi al Popolo della Famiglia. Allora, Alberto Cerutti punta proprio il dito sulla giornata di oggi. Oggi festeggiamo Erode, Clinton, Obama, Bonino, Viale. È la giornata mondiale dell'aborto libero. Pensate un po', ne parleremo subito dopo aver letto la pagina di Vangelo, che, guarda un po', Alberto,
parla di Erode. Siamo nel capitolo 9, tre versetti, dal 7 al 9. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutto ciò che accadeva e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risuscitato dai morti, altri è apparso Elia e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io, chi è dunque costui del quale sento dire tali cose? E cercava di vederlo. Questo è il Vangelo di oggi, tre piccoli versetti, in cui c'è il potere. Erode è il potere, stupito perché il potere arrogante aveva fatto decapitare Giovanni il Battista. Il potere arrogante fa delle cose incredibili, no? Pensate a come abbia soffocato per decenni il comunismo, lo spirito religioso di intere popolazioni, quelle della Russia sovietica, della Polonia, dell'Ungheria, della Croazia, della Slovenia. Ebbene, il potere arrogante dice: ma come, io ho fatto con la mia prepotenza e anche con violenza qualcosa che rende incomprensibile il fatto che esista invece ancora ciò che io ho provato a sopprimere. E questo è un elemento estremamente importante nella giornata di oggi, perché oggi parleremo di Erode, dice bene Alberto Cerutti, oggi parleremo di potere, del potere che ci è prossimo, parleremo del potere del governo italiano, che oggi celebra una surreale giornata mondiale dell'aborto libero e sicuro. Questa è la dizione che viene imposta il 28 settembre, ogni 28 settembre, alle cittadinanze mondiali. Giornata mondiale dell'aborto libero e sicuro. Ricordiamo, in questo piccolo libro trovate tutti i dati, questo è un elemento che cerco sempre di dire, quando volete raccontare perché siamo contrari ad alcune questioni, ad esempio all'aborto, serve avere una grande competenza e il manualetto, diciamo così, vi fornisce tutti i dati. Per esempio vi racconta il dato fondamentale: l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non la Chiesa Cattolica, non i bigottoni, non il Popolo della Famiglia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità certifica in 56 milioni i bambini che vengono uccisi nel grembo delle donne ogni anno. Dunque c'è bisogno oggi, certo, di fare una giornata mondiale per l'aborto libero e sicuro, perché 56 milioni evidentemente sono considerati, dato, ripeto, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, pochi. Un'intera nazione come l'Italia viene uccisa ogni anno, d'accordo? Ogni anno. Saluto intanto Lanfranco Lincetto, Flavio Rozza, persone importanti per il Popolo della Famiglia che arrivano alla diretta, non li trovo spesso, quindi mi fa piacere salutarli. Alessandra Bertozzi, Don Massimo Lapponi dallo Sri Lanka, Margherita Caruso, Massimo Dal Passo, Luca Molinaro, Alex Zino Finori, aborto libero e sicuro, ci confondono con le parole. Don Francesco Colamonaco, il potere arrogante che vuole annientare la vita va sconfitto senza la maschera dell'ipocrisia e testimoniando Gesù apertamente che ha redento e confermato il primato della vita e della famiglia. Don Francesco Colamonaco, un sacerdote presente qui alla diretta di Stampa Evangelo. Saluto Daniela Grechi, saluto Laura Quarta, Giuseppe Bella, Massimo Dal Passo, Chiara Sam. Ora, il paradosso dei paradossi è che oggi vengono fatte tutta una serie di iniziative dove partecipano esponenti della maggioranza di governo, ecco Erode, il governo. La maggioranza di governo che oggi celebra la giornata mondiale per l'aborto libero e sicuro, cioè come dice Laura Quarta, si festeggia l'omicidio, anzi no, il genocidio, 56 milioni di bambini uccisi, gli stessi esponenti della maggioranza di governo
protagonista di questa iniziativa c'è la CGIL, dappertutto farà manifestazioni per strada, farà casino. Qui a Roma si ritrovano all'Esquilino, su una manifestazione a Milano, manifestazioni in tutta Italia. Bene, questi personaggi, Valeria Fedeli, che è una delle persone esponenti della CGIL che sono arrivate a fare prima il senatore, poi il vicepresidente del Senato, in una sola tornata, perché era la compagna del parlamentare Passoni che non aveva vinto le parlamentari del PD, è stato indennizzato dando la poltrona alla compagna. Bene, Valeria Fedeli della CGIL celebrerà insieme la giornata mondiale dell'aborto libero e sicuro. Domani la troveremo protagonista dal palco della conferenza nazionale sulla famiglia. Ebbene sì, proprio oggi, 28 settembre, il governo italiano ha avuto l'ardire, nella giornata mondiale dell'aborto libero e sicuro, di piazzare la convocazione della conferenza farsa della conferenza nazionale sulla famiglia. Chi sono i protagonisti della conferenza nazionale sulla famiglia? Leggete il programma che vi fate quattro risate. Apre Paolo Gentiloni, c'è Virginia Raggi, c'è Laura Boldrini, signori miei, Virginia Raggi, Laura Boldrini, c'è Valeria Fedeli, c'è Maria Elena Boschi. Poi hanno dato un contentino a presiedere una delle cinque commissioni che oggi lavorerà su chissà quali fantomatici progetti che non vengono mai approvati, ovviamente, il nostro Gigi De Palo, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, a cui facciamo tutti gli auguri. Spero che faccia benissimo e che riesca a portare a casa il massimo dei risultati, chiamiamoli in spicci. Però contesto la decisione della Conferenza Episcopale Italiana, emersa anche dall'atteggiamento del quotidiano Avvenire, di andare a fare la foglia di fico a una conferenza farsa sulla famiglia, dove le associazioni che se ne occupano davvero non sono state invitate, penso anche al Popolo della Famiglia, e soprattutto nella singolare, e non definitemela casuale, coincidenza della convocazione dell'Assemblea Nazionale, della Conferenza Nazionale sulla Famiglia, nella giornata in cui il governo e gli esponenti della maggioranza chiedono l'aborto libero e sicuro. Come dice Danilo Leonardi, questa è solo vergognosa propaganda elettorale. Vergognosa propaganda elettorale. A sei mesi dalle elezioni c'è bisogno di dare i contentini alla famiglia, di dare la carezzina alla Conferenza Episcopale Italiana, di fare nel frattempo però anche la carezzina alle femministe, alla CGIL, a quelli che dicono che l'obiezione di coscienza dei medici va cancellata, cioè cancellato un diritto di libertà della professione medica, a chi dice che l'aborto va fatto sempre e comunque, non solo nei primi 90 giorni, ma bisogna arrivare a praticare l'aborto quando decide la donna, perché la donna vede sempre la decisione e quindi l'aborto deve essere libero. Sentite da questa parola come suona, libero. Libero vuol dire, ad esempio, negli Stati Uniti, con la pratica della partial birth abortion, l'aborto a nascita parziale. L'aborto a nascita parziale è quella forma che purtroppo è applicata in alcuni stati degli Stati Uniti di aborto e viene consentita alle donne fino all'ultima settimana di gravidanza. Nelle ultime settimane di gravidanza viene indotto il parto della donna, che per una sentenza del 1973 della Corte Suprema, la sentenza Roe vs. Wade, tutte cose che trovate raccontate in O capiamo o moriamo, il manualetto che vi fa da riassunto, diciamo così. La sentenza del 1973, basata su una serie di menzogne della Corte Suprema, Roe vs. Wade, è una sentenza che sostanzialmente afferma che il neonato, il nascituro, è una cosa di pertinenza del corpo della donna fin quando è dentro il corpo della donna, d'accordo? Cioè un pezzo della donna, non un soggetto di diritti. Cosa porta come conseguenza la Roe vs. Wade, la sentenza della Corte Suprema del 1973? Porta un'applicazione radicale in alcuni stati, nonostante c'è stata addirittura una legge nel 2003 che vietava questa pratica, che si chiama appunto partial birth abortion, aborto a nascita parziale. Per evitare danni che sarebbero pesanti attraverso altre formule, cosa fanno? Al nono mese inducono il parto di questo povero bambino, che viene fatto partorire in posizione podalica,
la donna ne trattiene la testa nel momento dell'espulsione e con un particolare forbice viene introdotto all'interno del corpo della donna e la testa del bambino viene schiacciata. Dopo aver schiacciato la testa del bambino, avendone dunque provocato la morte all'interno del corpo della donna in maniera che la sentenza Roe vs. Wade venne rispettata, si fa l'espulsione del corpo ormai morto del bambino stesso. Questa pratica viene orrendamente messa in atto in alcune cliniche note come Planned Parenthood, sono le cliniche abortiste più note d'America, che ricevono un finanziamento di 500 milioni di dollari annui da parte dello Stato federale americano. E pensate un po', ne abbiamo scritto solo noi praticamente tutti i giorni durante l'estate scorsa, non questa, quella dell'anno precedente, riescono addirittura a fare commercio di organi di questi bambini fatti nascere e uccisi nel grembo materno. Commercio di organi, ci sono video che potete trovare in rete di questi medici, cosiddetti medici della clinica Planned Parenthood, che non solo praticano la partial birth abortion, raccontano come la praticano e dicono quali sono le modalità più efficaci per praticarla in maniera da salvaguardare la qualità degli organi da dover poi rivendere alle società farmaceutiche, alle varie società interessate a tessuti e organi umani che esistono sul mercato farmaceutico e medico. Questa è la verità dei fatti. Il racconto, come dice Leonardo De Stefano, questa cosa orrenda e satanica aveva una fan in Hillary Clinton, e il confronto tra Hillary Clinton e Donald Trump nel terzo dibattito elettorale, anche questo ve lo racconto tutto in O Capiamo o Moriamo, ha provocato il muoversi di alcuni elettori cattolici a favore di Trump dall'astensione, perché la Clinton era a favore di questa pratica. Bene, tutto questo si inietta in questa giornata che si chiama appunto Giornata Mondiale per l'Aborto Libero e Sicuro. Gasperina Annaligiato, Chiara Sam mi chiedono: ma Trump non ha tolto i fondi? Sì, Trump ha tolto i fondi, però solo per l'attività internazionale di Planned Parenthood. Per l'attività domestica di Planned Parenthood c'è ancora una discussione in atto. Sono stati tolti dei fondi alle cliniche Planned Parenthood, come tra l'altro detto in campagna elettorale da Donald Trump. Poi però si ridiscuterà questo tipo di fondo rispetto al piano nazionale della sanità americana, che come sapete è bloccato dalla discussione intorno all'Obamacare. Io mi chiedo, e lo chiede oggi il quotidiano La Croce facendo l'apertura su questo, ovviamente unico quotidiano del paese a farlo, come può essere messo in relazione l'aborto con la famiglia? Come può il governo italiano, il governo Gentiloni, oggi abbiamo chiesto conto a Gentiloni dalle colonne del quotidiano La Croce, mettere insieme nella stessa giornata la convocazione della Conferenza Nazionale sulla Famiglia e la giornata mondiale per l'aborto libero e sicuro, in cui tutti esponenti della maggioranza di governo diranno quanto sono belle le manifestazioni delle femministe che chiedono la partial birth abortion anche in Italia, l'abolizione ho diritto all'obiezione di coscienza da parte dei medici, non paga di aver avuto anche la liberalizzazione della pillola abortiva, perché pillola abortiva è dei 5 giorni dopo, che come sapete ormai è un farmaco da banco, può essere acquistato senza ricetta medica. Se voi avete bisogno di un antibiotico perché avete la febbre, dovete passare dal medico per una ricetta medica. Se volete uccidere l'embrione che si sta annidando nel vostro corpo dopo un rapporto sessuale quasi una settimana dopo, andate a chiedere la pillola del 5 giorni dopo, ed è un farmaco da banco. Questo per una decisione dell'AIFA, cioè dell'associazione che controlla l'italiana dei farmaci, benedetta da questo governo, cioè dal governo di centrosinistra, quella precedente di Renzi, nel marzo del 2015. Anche queste storie le trovate tutte in O Capiamo o Moriamo. Cosa hanno fatto?
hanno fatto questa scelta, hanno deliberato la liberalizzazione della pillola i 5 giorni dopo. E cosa è successo? Improvvisamente le vendite di pillole 5 giorni dopo, che erano 13.000 scatole fino al marzo 2015, sono diventate all'improvviso più di 200.000 scatole in un solo anno. Cosa significa questo? Significa che con ogni probabilità altri bambini, altre decine di migliaia di bambini, sono stati uccisi con l'utilizzo della pillola dei 5 giorni dopo. Però il governo vi dice che bello, l'ultimo anno ci sono stati 10.000 aborti in meno. Sì, 10.000 aborti chirurgici in meno, comunque sempre 90.000, non 100.000 ma 90.000. Perché le scatole di pillola dei 5 giorni dopo sono andate da 13.000 a 200.000, non solo. In più c'è stato l'abbattimento del numero di nati. Quindi a fronte di 17.000 nuovi nati ci sono stati 10.000 aborti in meno, ma in più ci sono stati 200.000 scatole perché hanno liberalizzato la pillola i 5 giorni dopo. Questi dati ve li racconta qualcuno? Avete trovato gli specchietti sui giornali che vi dicono queste cose? Allora, gli strumenti, il pane per poter dare battaglia. C'è Cristina Zaccanti che finalmente riesce a collegarsi, un abbraccio a Cristina. C'è Mauro Turrini che dice: situazione drammatica, ma dobbiamo alzare lo sguardo e chiedere al Signore di intervenire perché solo Lui ci darà la forza. Giuseppe Fogone, che di questo ha fatto una battaglia di una vita: ogni aborto è un bambino morto, molto semplicemente. Federico Pieroni: oggi mi vergogno di appartenere alla razza umana, altro che festa. Bobak Faramaki: così il diavolo scopre le carte, non fa i coperchi dichiarando che la famiglia la vuole far fuori, uccidendo i figli, rendendola infeconda. Silvia Lodacci dà proprio i dati della pillola dei 5 giorni dopo. Don Francesco Colamonaco dice: nemmeno TV 2000 dà questi dati. No, la TV dei Vescovi non li dà questi dati. C'è Stefano Gardini, c'è Danilo Leonardi: l'aborto come fosse un anticoncezionale, perché la finalità è la banalizzazione dell'aborto. Oggi l'associazione di Luca Coscioni insieme all'AIED porta al ministro Lorenzin, voglio vedere come lo riceverà questo appello, un appello, prima firmataria Emma Bonino ovviamente, affinché l'aborto venga fatto ambulatoriamente per via chimica, cioè con le pillole. Che cos'è questa? È la banalizzazione, far diventare appunto, come dice Danilo Leonardi, l'aborto molto simile a una procedura anticoncezionale, cioè svilirne la drammaticità, la carica emotiva, farla diventare qualcosa di asettico che si fa in ambulatorio. Prima firmataria di questo appello al ministro Lorenzin è Emma Bonino, che ha dichiarato proprio in queste ore: occorre fare un tagliando alla legge sull'interruzione volontaria di gravidanza. Questo tagliando prevede per la Bonino l'abolizione del diritto di obiezione di coscienza per i medici e appunto l'ambulatorizzazione della procedura abortiva. D'accordo? Emma Bonino: vorrei che fosse chiesto conto al sacerdote che qualche settimana fa ha fatto parlare tra gli applausi Emma Bonino dall'altare di una chiesa. E anche lì c'era solo il popolo della famiglia a protestare con la figura, fatemi dire, eroica di Alberto Cerutti, il nostro dirigente piemontese, che è andato fisicamente a chiedere conto ad Emma Bonino durante quella iniziativa e è stato allontanato anche con una certa prepotenza dalla chiesa perché si era permesso di dire qualche parola a Emma Bonino, che era andata in chiesa accompagnata dal fido Silvio Viale, che come sapete è un medico molto amico di Emma Bonino, che dice: i bambini io li frullo perché pratica aborti con il gusto di uccidere bambini. Ora, questa roba è arrivata sull'altare di una nostra chiesa qualche settimana fa, indicando in Emma Bonino un riferimento a cui guardare. Davvero, come dice Mauro Roturno, non c'è alternativa al popolo della famiglia, non solo per l'informazione, ma per il continuo gridare la verità nel silenzio e nella falsa comunicazione che ci circonda.
Esattamente così. Anna Cavallo prega per i medici obiettori, c'è Claudia Catria, Forza Mario, tu sei la bocca della verità. Io vorrei che attraverso Capiamo e Moriamo diventiamo tutti portatori di elementi concreti, di dati, di ragionamenti specifici, di elementi molto molto netti che aiutano un ragionamento. Questo, lo ripeto, l'ho costruito come un manuale, cioè deve essere il nostro manuale quando andiamo in giro a indicare le priorità dell'azione del popolo e della famiglia. E ovviamente quello che noi chiamiamo la proclamazione del diritto universale a nascere, diritto universale a nascere, è il cuore dell'iniziativa del popolo e della famiglia per la cultura della vita, per la famiglia naturale, per salvare questo paese dalla tragedia della denatalità. Questo è il lavoro che noi dobbiamo fare incessantemente tutti i giorni per provare a far sì che il popolo e la famiglia diventi una concreta alternativa di presenza politica e di governo in questo paese. C'è Alberto Leo, mi viene l'orticata solo a sentire il nome Bonino. Alberto Leo è il nostro capolista al municipio Roma 10, candidato presidente Giovanni Fiori, ricordo oggi data di O Capiamo o Moriamo a Casal Palocco, prima data del tour dopo Riolo, a Casal Palocco, via Calamide 55, dalle 21 Giovanni Marco Tullio presenta O Capiamo o Moriamo. Giovanni Marco Tullio che oggi fa il compleanno, fatemi fare gli auguri a Giovanni, bravissimo e decisivo collaboratore mio della Croce Quotidiano, l'avete apprezzato anche dal palco di Riolo, insomma, se volete venite oggi a via Calamide 55, Giovanni rinuncia alla festa di compleanno in famiglia per stare con il popolo e la famiglia e lo ringrazierete dunque personalmente se sarete presenti all'iniziativa di via Calamide. Susan Demez dice meno male che c'è il PDF. Roberto Bruno, ieri ho contattato tutte quelle che hanno messo mi piace a un post di Non Una Di Meno cercando di spiegare perché l'aborto è strage di innocenti, bravissimo. Angelica Bosio fa gli auguri a Giovanni come Silvia lo dà. Emanuela Pongiluppi ricorda appunto si può acquistare O Capiamo Moriamo anche dal marketplace della Croce, dove potete abbonarvi al quotidiano La Croce, oggi unico quotidiano che fa l'apertura su questo schifo della Conferenza Nazionale sulla Famiglia convocata nella giornata dell'aborto libero e sicuro. Potete anche tesserarvi al popolo della famiglia dal marketplace della Croce Quotidiano. Luigi Cazzola dice buongiorno, lo facciamo buongiorno anche a lui. Anna Cavallo dice modifichiamo la 194 aumentando le risorse per aiutare le donne a non abortire e a far adottare i bambini non voluti. La nostra proposta di reddito di maternità, signori, è la prima arma contro l'aborto, evidentemente. Il reddito di maternità, 1000 euro al mese a ogni donna che fa la mamma e decide di occuparsi dei propri figli, è un'arma potentissima, potentissima contro l'aborto. Ninnarello dice non trovo il marketplace, dov'è? www.lacrocequotidiano.it/abbonarsi-ora. Quello è il marketplace dove potete fare appunto ogni iniziativa che ritenete, da abbonarvi alla Croce, acquistare Voglio una mamma, acquistare O Capiamo o Moriamo, tesserarvi al popolo della famiglia, un'unica pagina dove potete fare ogni transizione riguardante il nostro mondo. Ricordo sempre che c'è una mamma che ci protegge ed è alle nostre spalle, sempre col suo sguardo benevolo. È importante la protezione, invoco sempre lo sguardo benevolo di Maria Vergine sulle nostre attività, in particolare oggi che si parla di mamma, e io non riesco a parlare mai di grembo materno quando parlo di aborto, perché mi sembra davvero un ossimoro. La Scannese dice sempre un piacere ascoltarti, grazie, non ho il tuo nome e cognome, ma grazie. Mirko De Cari dice buon di Mario, a Riolo sabato concederemo la cittadinanza onoraria al proprietario delle terme che ha applaudito con entusiasmo la nostra festa. Grazie, grande iniziativa del popolo della famiglia. Grazie sempre a Mirko De Carli per la bellissima esperienza di questo
fine settimana. C'è Angelica Bosio, c'è Vittoria Rossi. Ha eletto De Palla sulla conferenza, è tutto contento. Ho detto anche oggi qui, la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, senza voler fare una colpa al Gigi De Palo, ha scelto di utilizzare la foglia di fico del forum delle associazioni familiari con la presenza attiva di Gigi De Palo durante questa conferenza farsa, una conferenza farsa. Non affiderei nulla di riforme sulla famiglia a Laura Boldrini, Virginia Raggi, Valeria Fedeli e Marianna Naboschi, che parleranno dal palco, saranno i loro i discorsi d'onore insieme a quelli di Paolo Gentiloni, Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, che è il record aborti, non Gigi De Palo. A Gigi De Palo fanno presiedere una commissioncina di lavoro, ma poi sul palco non ci va. Quindi abbiamo scelto ancora una volta di fare le foglie di fico, invece di denunciare la vergogna e anche l'oltraggio, della convocazione contemporanea della Conferenza Nazionale della Famiglia nel giorno della giornata mondiale dell'aborto libero e sicuro, a cui parteciperanno infiniti esponenti della maggioranza di governo sotto la spinta della CGIL e di queste associazioni tipo Non Una di Meno. Voglio dire, abbiamo accettato questo e ne paghiamo poi le conseguenze, la credibilità della battaglia del mondo cattolico a difesa della famiglia naturale è diventata quella che è. Ormai decidono qualsiasi cosa, ce la impongono, poi magari ci danno 50 lire di contentino e noi andiamo in giro a dire che bravi che siamo stati a ottenere 50 lire di contentino. O si fa un discorso valoriale integrale, o si nota che questa legislatura ha approvato solo leggi contro la famiglia, dal divorzio breve all'unione omosessuale, tutto contro la famiglia naturale. O non si va da nessuna parte, insomma, diciamoci la verità. Silvia Lodà mi rimprovera, dice: questo è uno schiaffone. Che schiaffone questa mattina, è proprio vero, o capiamo o moriamo. Alessandra Tumino: ciao Mario carissimo, sono a scuola a fare programmazione, ti mando un saluto veloce, oggi purtroppo non posso seguirti, guarderò in differita. Daniela Scavolini: resta davvero solo questo, o capiamo o moriamo. Mauro Torrini: rispondiamo alle falsità del governo con l'unica verità, viva la vita sempre, siamo uniti. Saluto Cristi Ross, Antonino Montagno, Orazio Filippelli, che oggi è protagonista, mi pare, sulle pagine del quotidiano La Croce per il suo esordio. Grazie a Orazio Filippelli, una bellissima riflessione su Charlie Gard. Orazio Filippelli, per la prima volta, esordio di Orazio sul quotidiano La Croce. Cristina Zaccanti parla di poker, di regine, tu puoi batterle in questa partita con i valori, è verissimo Cristina. Saluto, non è un rimprovero ma un ringraziamento, grazie Silvia Lodà, lo sapevo, grazie. Lucia Toniolo Restelli: Mario, la Fedeli fa la prefazione al libro del Papa. No, adesso non mi dite questo ragazzi, come la Fedeli fa la prefazione al libro del Papa? Valeria Fedeli fa la prefazione al libro del Papa, non mi fate avere gli infarti al mattino, datemi i dettagli di questa notizia che voglio andarla a verificare. Saluto Davide Fontana, Leonardo Patacconi, Anna Ciappa. C'è Paolo Brescia, è arrivato anche Silvia Lucchetti, Adriana Di Donato, Alberto Olivieri: nella nostra povera Italia si susseguono senza tregua i vari cicli di scandali, le quattro mafie, edilizia, università, sanità, ogni giorno femminicidi, combin politiche del momento per le elezioni. Insomma, certo, il quadro del paese è davvero tragico. Simon Pietro Carta: secondo me l'aborto libero è una parte del programma dell'invasione libera. C'è anche Saimir che si è collegato stamattina, ma gli è rimasta tronca la dichiarazione. Stamattina mi. C'è Mauro Chielastri: la Fedeli che scrive? Allora le elementari le ha fatte davvero. Sempre simpatico il grande Mauro. C'è Francesco Sciarrabone. C'è Giuse Barbaglia, Maria Beatrice Ungaro, Floriano Liberati. Ecco qua, Saimir si è svegliato. Notizia: Saimir si è svegliato e c'è pure lui a seguire. Benissimo. Facciamo seguire la puntata a più persone possibili, abbiamo detto cose importanti, vi chiedo non solo il mi piace alla diretta, anche un condividi, vi prego davvero di fare condividi sul vostro profilo Facebook a questa diretta e se non avete il tasto condividi a invitare direttamente le persone a seguire la diretta stessa. Se si può,
per favore fate questo, condividi sulla vostra pagina oppure un invita amici per avere più persone che abbiano queste notizie, perché diciamoci la verità, queste notizie, se non avete l'abbonamento al quotidiano La Croce, oggi non lo sapete, che c'è la conferenza nazionale sulla famiglia, chi è che parla alla conferenza nazionale sulla famiglia, quali sono i volti su cui si impernia la conferenza dei Gentiloni, la coincidenza sulla giornata nazionale, sulla giornata mondiale sull'aborto libero e sicuro, cosa significa aborto libero e sicuro, insomma, se non avete, non siete abbonati alla Croce, avete il nulla rispetto a queste informazioni. Stampa e Vangelo serve a far arrivare queste informazioni a alcune migliaia di persone che, grazie a Dio, ogni giorno seguono Stampa e Vangelo e i programmi della PDF TV. Ringraziando sempre il coordinamento editoriale di Emanuela Pongiluppi Leuteri e Francesca Centofanti. Daniela Scavolini racconta l'articolo ieri di Repubblica sul medico abortista del Molise che esulta quando le mamme decidono di tenere il bambino. Francesca Venturini ci dà il buongiorno insieme a Alessandro Benigni che è arrivato, lo saluto. C'è Enzo Fortunato che ricorda che sabato saremo a Bari, precisamente a Modugno, alle ore 20, via Padre Annibale Maria di Francia 4, per l'iniziativa del tour O Capiamo o Moriamo, ripeto, O Capiamo o Moriamo Tour, oggi a via Calamite 55 a Casal Palocco, sabato a Bari, Modugno per la precisione, periferia di Bari, via Padre Annibale Maria di Francia. Saluto Vittoria Rossi che linka questa cosa di Papa Francesco, dopo andrò a verificare. Luigi Cazzola ci conferma che neanche Gandolfini è stato invitato alla conferenza sulla famiglia. È arrivato Giovanni Fiori, ben svegliato al nostro candidato presidente del municipio Roma 10. Oggi ci vediamo a via Calamite 55. Danilo Bassan, grazie Mario per La Croce Quotidiano, grazie a Giovanni Marco Tullio che materialmente poi lavora tutti i giorni all'assemblaggio dei pezzi, c'è Massimiliano Esposito, ricordiamo Giovanni Marco Tullio oggi compie gli anni, è il suo compleanno. Cristina Zaccanti dice non mi compaiono né invita né condividi, come fare? Devi riuscire a prendere il link del video e postare il link sulla tua pagina, è un po' più complicato ma è l'unica procedura se non vi hanno messo il tasto condividi. Chi ha il tasto condividi però faccia per favore il condividi di questa diretta sulla propria pagina, è l'unica maniera che abbiamo per far arrivare il messaggio a tante persone che in questo momento non sono connesse. C'è Claudia Brignoli, c'è Rosa Grazia Pellegrino, c'è Emiliano Velasco e fa gli auguri a Giovanni Marco Tullio, c'è Massimo Cucciolotti, auguri a Giovanni Marco Tullio, anche da Daniela Scavolini e da Giuseppe Daria. Alex Zino Finori ci dà un trucco, prova, e dice a Cristina Zaccanti, prova a uscire e rientrare e magicamente spesso ricompare il tasto condividi. Antonella Bagno dice ci sono notizie che sono surreali, la Fedeli che fa la prefazione al libro del Papa. Don Massimo Lapponi dice bene ricordare il viaggio del bus della libertà che in questi giorni sta attraversando l'Italia, lo abbiamo ricordato anche sul quotidiano La Croce, abbiamo iniziative alla fine condivise sul territorio. Saluto Lucia Toniolo che c'è il condividi, perfetto. Paolo Bertozzi, buona giornata a te e tutti gli amici del popolo e della famiglia. Emanuele Lobue, se non trovi il tasto condividi si deve andare sul profilo di Mario e lì lo trovi. Ah sì, forse può essere quello, devi andare sul mio profilo per fare la condivisione che ha fatto Marilia Callori ad esempio. Anna Ciappa dice stasera gli cantiamo tanti auguri a Giovanni Marco Tullio, davvero la facciamo stasera la cantata a Giovanni Marco Tullio, via Calamite 55 presenta O Capiamo o Moriamo. Ci troviamo lì per chi è di Roma e di zone del municipio Roma 10 per raccogliere le firme per Giovanni Fiori e in più c'è dalle 21 la iniziativa appunto di presentazione libro. C'è Agnese Ronca, invita e condividi non mi sembra la stessa cosa, no ovviamente non è la stessa cosa, è il modo per andare oltre voi stessi per far seguire a più persone possibili la diretta in corso oppure la differita più avanti.
Saluto Michele Caldarella, Tiziana Mascaro, ma davvero si vuole affermare che ancora non si uccidono i bambini a sufficienza con l'aborto? Ma dove si vuole arrivare? Intanto Massimiliano Esposito, ci è già stato detto che oggi è la giornata mondiale dell'ipocrisia e della contraddizione, perché solo questo può essere una festa dell'aborto, giustissimo Massimiliano Esposito, Stefano Sigali col suo umorismo surreale. La Fedeli è dov'è solo perché è gnocca e lei lo sa. Grandissimo il toscanaccio Stefano Sigali. Rosa e l'onore agli esposti. Fagli auguri a Giovanni Marco Tullio. Buona giornata a tutti. Cristina Zaccanti ha risolto. Benissimo, dice grazie per i suggerimenti. C'è anche Lili Cossu. Allora, noi ci ritroviamo domani per la puntata di Stampa e Vangelo. La faremo solo il venerdì, non ci sarà la puntata del sabato perché sabato mi dovrò muovere verso la Puglia e dunque sarà un altro viaggio, diciamo così, che attraverserà il mio fine settimana. E dunque, Catiuscia Longobardi è arrivata dicendo l'aborto non eviterà che tu diventi madre, ti renderà madre di un bambino morto. Importante frase di Catiuscia Longobardi, persona a cui sono particolarmente affezionato. Saluto Gabriele Marconi, Giulio Suardi. Ma tutte le donne che hanno abortito, che vita fanno? Un segno indelebile che rimane per tutta la vita. Silvia Lodà non coglie l'umorismo, il black humor di Stefano Sigali, gnocca con quel colore di capelli, ovviamente c'era ironia nelle parole di Stefano Sigali. Saluto Pierpaolo Ricci, Vittoria Polacci, Alicia Cortelano. Angelica dice oggi sei bello stropicciato, se oggi ho dormito pochissimo, quindi sono proprio al massimo dello stropicciamento. C'è Federico Pieroni che ci dà gli ultimi saluti, Marcello Belletti, Giovanna Riva, Gianluca Cardoso, Tommaso Verna, Italo Benati, insomma vi chiedo a tutti un in extremis, un mi piace e un condividi a questa puntata, spero davvero che abbia detto qualcosa interessante per ciascuno di voi e utilizziamolo come strumento per far giungere la nostra voce a più persone possibili. Domani, ripeto, ultima puntata settimanale di Stampa e Vangelo. La puntata del sabato dovrò saltarla perché ci sarà appunto il mio viaggio verso Bari per la presentazione pugliese di O Capiamo Moriamo. Flavio Rozza mi dice ti aspettiamo anche a Crema per presentare il tuo libro, basta che mi scrivete ad inolfi@gmail.com e cercate una location, almeno 150 persone, insomma che ci sia una partecipazione perché ovviamente muovere tutti, io arrivo con dei collaboratori, insomma muoviamo una macchina, però non chiediamo rimborsi spese, non chiediamo nulla, insomma chi vuole basta che scriva ad inolfi@gmail.com. Sono iniziative che per noi sono di testimonianza in giro per l'Italia, per far conoscere gli argomenti che in questo piccolo libro, che è, ripeto, il nostro manuale, proprio un manuale di istruzioni e di riflessioni concatenate e logiche per far avanzare i nostri argomenti, e noi vogliamo testimoniare in giro per l'Italia per poi chiedere più consensi possibili al popolo e alla famiglia, non per giudicare l'Italia, ma per salvarla. Ripeto, scrivere ad inolfi@gmail.com se si vuole organizzare una data del O Com Tour, O Capiamo o Moriamo Tour. Stefano Sigali e Vittoria Polacci oggi fanno la puntata in diretta alle 18 per la PDF TV. Ieri invece è stato protagonista Danilo Leonardi con la sempre più apprezzata dentro i fatti la trasmissione di Danilo Leonardi sempre sul Popolo Famiglia TV. Francesca Venturini dice come si chiama il libro? O capiamo o moriamo. Eccolo qua il titolo, anche se non ho lo specchio, diciamo, ma avete visto la titolazione. Ringrazio tutti. Ninnarello dice ordinato Ocum sulla croce. Quando arriverà? Quando l'hai ordinato, Ninna? Di solito viene spedito in giornata, quindi insomma. Tempi postali, 1/2 giorni lavorativi. C'è anche Francesca Lulli, la moglie di Giovanni Marco Tullio, che oggi cosa fa? Poverina, sta con la bambina appena nata,
a casa e non può festeggiare con Giovanni, che viene invece a fare la presentazione di O Capiamo o Moriamo a via Calamite 55 a Casal Palocco. Vedete cosa significa essere mogli di persone del popolo, della famiglia? Come dice la canzone, abbiamo donne pazienti rassegnate ai nostri guai. Purtroppo funziona così. Solidarietà e scuse a Francesca per rapirgli il marito proprio nel giorno del suo compleanno. Saluto Pippo Imbesi. Emanuele Lobue ricorda che il 29 ottobre facciamo la data di Torino di O Capiamo o Moriamo Tour. Nicola Furlone dice: ma va a pasce le pecore. Ed è un amico che insieme a Isabella Maria Pecoraro dice: non sopporto quest'uomo, e curiosamente vengono a seguire la diretta di quest'uomo, il che vuol dire che sia Isabella che Nicola hanno una vita piuttosto triste e solitaria. Se alle 9 del mattino, con una giornata così bella, perché tutta Italia splende di sole, invece di stare a fare qualsiasi altra cosa, stanno a seguire la diretta di stampa e Vangelo. Evidentemente la parola Vangelo è in qualche modo attrattiva anche per loro, nonostante, ripeto, la loro triste e solitaria esistenza. Forse proprio per questo stanno cercando, come dire, attenzione e gratificazione, perché altrove non la trovano. E allora da noi la trovate. Ciao Nicola, ciao Isabella, siete benvenute tra noi. Lorenzo Damiano domani fa la diretta di Futuro e Famiglia alle ore 21 sulla PDF TV. Emiliano Velasco dice: qui diluvia, ammazza, qui abbiamo una giornata di sole, ragazzi, me la faccio quasi guardare. Un sole meraviglioso oggi domina la città di Roma, è davvero una giornata spettacolare, ragazzi, spettacolare. Spero sia riuscito a farvela vedere. Un cielo azzurro meraviglioso, veramente meraviglioso. Saluto Rosy Rosa. Anna Ciappa dice: questi sono dei dissociati, con la testa non li aiuta, insomma. Dicono: non sopporto quest'uomo, stanno a seguirsi la diretta. C'è una cosa da pazzi, c'è qualcosa che non funziona nella loro testa. Vabbè, ma forse è un modo per, in realtà sono attratti e quindi vogliono in qualche modo essere considerati, perché in pochi li considerano, quindi vogliamo davvero bene anche a loro, secondo il dettato evangelico. Che bella Roma, dice Vittoria Polacci. Vienici a trovare allora, cara Vittoria. Angelica Bosio dice: che terrazza meravigliosa che hai. Questa è la terrazza storica dove è nato il comitato Difendiamo i nostri figli. È stato varato il Family Day il 2 giugno, pensate, il 2 giugno del 2015. Proprio su questa terrazza nacque il comitato Difendiamo i nostri figli. C'è la foto di rito e venne convocato, venne decisa la data di San Giovanni, il 20 di giugno, quando ci trovammo a San Giovanni. Questo è il luogo dove venne presa questa decisione, e la diretta che faccio le faccio proprio dal tavolo dove quella decisione venne presa tutti insieme e nacque quell'esperienza straordinaria da cui è nato anche il popolo della famiglia. Va bene, insomma, siamo in versione Marcord. Vi do un ringraziamento particolare, vi chiedo un mi piace, un condividi in extremis alla diretta, e se volete, se potete, condividetela sul vostro profilo per farla ascoltare a più persone possibili. Ci troviamo domani sempre alle 8 e qualche minuto qui a Stampa e Vangelo. Stasera dalle 19:30 si fa la raccolta firme a Via Calamite, dalle 21 c'è la presentazione di O Capiamo o Moriamo a Casal Palocco. Dopodomani c'è invece la tappa di Bari a Modugno, via Padre Annibale Maria di Francia 4, sempre per la presentazione di O Capiamo o Moriamo. Anna Ciappa chiede la reunion dei Beatles. Ebbene sì, faremo una sola data, una sola data, una sola a Roma. Lo anticipo a chi viene, dai, a chi sta seguendo Stampa e Vangelo. Non lo sa ancora nessuno. Sarete i primi a saperlo, siete i primi a saperlo. Ci sarà una data con Padre Maurizio Botta, Marco Scicchitano, Costanza Miriano ed io, che per la prima volta dopo tanti anni torniamo a calcare lo stesso palcoscenico. Sarà il 14 ottobre, sabato 14 ottobre alle 11:30
al teatro Sala Umberto di Via della Mercede, eh? Il teatro salotto di Roma per eccellenza, il teatro Sala Umberto, vedrà il ritorno per un giorno solo alle 11:30 di sabato 14 ottobre per una data speciale del O Capiamo o Moriamo Tour. Torniamo insieme, Botta, Scicchitano, Miriana di Nolfi, per quelli che furono i convegni contro i falsi miti di progresso e 4 anni fa accesero forse in tutta Italia una miccia, diciamo così, che poi esplose nell'esperienza dei Family Day. Per un anno allora attraversammo l'Italia con varie iniziative, poi ci fermammo, sono 3 anni che non facciamo più un'iniziativa insieme, per un solo giorno, sabato 14 ottobre, ore 11:30, Teatro Sala Umberto di Roma, Via della Mercede e... Gianluca Cardoso, info biglietti sul concerto, ingresso libero, ragazzi, sono tanti tanti posti da riempire, è uno dei teatri più grandi della capitale. Se volete, per questo evento straordinario, fatelo sapere agli amici. Siete i primi in assoluto, i primi in assoluto, ancora devo firmare il contratto col teatro, a sapere che insomma sarà questa la data. I biglietti è ingresso gratuito fino a esaurimento posti, i posti sono tanti, quindi entrerete tutti, credo, fra platea e galleria dovremmo riuscire ad avere spazio per tutti. Ore 11:30 del 14 ottobre, sabato 14 ottobre, la reunion Botta Scicchitano Miriano Adinolfi per la tappa speciale, diciamo così, del O Capiamo o Moriamo Tour. Grazie a voi, grazie e buona giornata. Fate sapere questa cosa che avete saputo solo voi, non fate, no? Non tenete la notizia gelosamente per voi stessi, però siete stati i primi in assoluto a saperlo, anche perché gli ultimi dettagli col Teatro Sala Umberto li sto curando proprio in queste ore. Il 4 ottobre, la settimana prossima, ci sarà il sopralluogo, perché poi tutte queste cose prevedono un lavoro che non avete idea, fra stesura contratti, proposte, materiali, documentazioni, non avete idea di cosa stiamo combinando per ogni singola data dell'O Capiamo o Moriamo Tour. Ovviamente ingresso libero, ingresso aperto a tutti per fino a esaurimento posti, che però insomma il teatro è veramente molto capiente, quindi è un teatro bellissimo, il vero e proprio salotto di Roma, il salotto teatrale di Roma. Il 4 ottobre c'è il sopralluogo, diciamo, quindi ufficializzerò poi sui social dopo il sopralluogo la data e tutti gli elementi che voi avete conosciuto in anteprima seguendo Stampa e Vangelo. Grazie davvero a tutti quanti, ci troviamo domani per la puntata di Stampa e Vangelo, pochi minuti dopo le 8 del mattino. Da Marino, una buona giornata a tutti.